Buona anche la seconda per la Gringolle Galatone che al Palasport Tenso Statico di Tuglie vince non senza difficoltà 3-2 in casa contro la Pagvolle Taviano. Risultato importante questo nella gara valida per la seconda giornata di volley di Serie B per la squadra allenata da Tonino Cavalera in quello che può già definirsi uno scontro diretto contro un avversario che punta anch'esso al salto di categoria. Un match lungo, ostico, vivace e combattuto fino alla fine. 25-16, 28-26, 15-25, 20-25, 15-12, 5 set quindi anche questa volta che hanno portato la meritata vittoria alla Green, che nel post-match ha festeggiato la prima vittoria casalinga insieme ai suoi calorosi e numerosi tifosi. Una partita bella e combattuta fino alla fine. Sì, oggi era uno scontro diretto, il primo in casa, era importante rompere il ghiaccio e vincere anche in casa, sapevamo che oggi era difficile, primi due set vinti bene ma combattuti, terzo e quarto set siamo calati perché comunque siamo un po' in ritardo con la preparazione, però ci sta, l'importante era comunque vincere e affrontare il tie break, recuperare il tie break, le forme, la forza fisica, tutto il mentale, ed è questo che i ragazzi hanno fatto e va bene così. Abbiamo avuto un po' di problemi fino adesso, dovuti a allenamenti fatti un po' in un palazzetto, un po' in un altro. Oggi finalmente abbiamo una casa, quindi ringraziamo il comune di Tuglie per averci ospitato. Adesso abbiamo il nostro habitat, quindi ci concentreremo per poter affrontare il meglio delle prossime partite. Dobbiamo prendere atto e cercare di migliorare qualche cosa, evidentemente. Se non riusciamo a chiudere sul 2-0 vuol dire che dobbiamo fare qualcosa in più. Forse sul punto finale siete un po' calati? No, senza forse, siamo calati sicuramente, siamo calati o prima mentalmente e poi fisicamente, o prima fisicamente e poi mentalmente, non cambia molto, però c'è un calo evidente, è evidente che c'è un calo, però poi se rispondono in questa maniera al quinto, diciamo che va ancora bene, benino va. Il presidente ha detto che è molto orgoglioso di questa squadra. Mi fa piacere, pure io, ma penso un po' tutti da un po' di tempo a questa parte, chi frequenta l'ambiente della pallavolo di Galatone, credo che non abbia molto da lamentarsi tutto sommato. Taviano è una squadra costruita per fare bene come noi, sapevamo che tipo di partita ci aspettava. Io e molti dei miei compagni affrontiamo questi giocatori da anni ormai perché diciamo in categoria sono importanti e quindi sapevamo che era dura e non c'è nulla di scontato in questo campionato, quindi siamo felicissimi di questa vittoria importantissima contro una concorrente come noi per vincere il campionato. Quindi... In cosa dovete ancora migliorare? Allora, come è normale all'inizio quando la squadra è nuova, perché siamo diciamo due o tre della stessa squadra dell'anno scorso, quindi abbiamo ancora da limare alcuni dettagli, alcune situazioni che normalmente con l'allenamento giornaliero sicuramente riusciremo a limare questi piccoli errori che ancora facciamo. Però siamo soddisfattissimi, possiamo fare meglio e lo sappiamo, ci sono tanti margini di miglioramento, quindi... In palestra a sudare cercheremo di fare bene sempre.